Volontari al lavoro per pulire il padule di Fucecchio dalle plastiche che le prime piogge hanno portato a valle in una delle più grandi oasi naturalistiche d'Italia. L'associazione Plastic Free e il consorzio di bonifica, con il contributo fondamentale della regione, ha recuperato sacchi interi di rifiuti, anche ingombranti come copertoni di auto e pezzi di elettrodomestici. Poco tempo fa abbiamo installato proprio qua, sotto al ponte dove siamo, delle barriere antiplastica, il cui brevetto nasce da uno studio dell'Università di Pisa, però ambiente e partecipazione. Quindi oggi, insieme sempre al consorzio di bonifica, ai comuni rivieraschi, ai ragazzi delle scuole coordinati dall'associazione Plastic Free, siamo venuti a raccogliere quello che le persone, ahimè, abbandonano in luoghi dove dovrebbe esserci altro, non certo le plastiche, non certo le bottiglie, non certo, come vedrete, i cestelli delle lavatrici, piuttosto che il polistirolo che tra l'altro si frantuma molto facilmente. Siccome è partecipazione, è un messaggio molto forte. Vogliamo in questo modo dire ai cittadini che questa è la loro casa, è la casa di tutti e che dobbiamo lavorare tutti insieme per migliorarla, senza buttare ovviamente i nostri rifiuti, i nostri scarti nell'ambiente e dando un contributo anche per raccogliere quelli che altri invece hanno gettato. Appuntamento annuale, ma lo sforzo è continuo contro l'abbandono dei rifiuti, una vera lotta contro l'inciviltà e il disinteresse per una delle zone più ricche di biodiversità della regione. Con finanziamenti della regione abbiamo fatto manutenzione sull'area diciamo naturalistica delle Morette, siamo intervenuti sulle arginature, sui chiari, abbiamo collaborato con l'università e con quindi la regione per installare quella che diciamo è la barriera sperimentale per la cattura delle plastiche superficiali, in particolare con l'Università di Pisa, e anche quello sono circa 15-20 mila euro all'anno che impegniamo insieme alla regione su questa operazione. Diciamo, sono piccole opere che però danno grandi risultati e che per un ambiente naturale come questo sono fondamentali. Certo. Certo.